Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche, sfinite, come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe, perché mandi operai nella sua messe. Chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. I nomi dei 12 apostoli sono: primo Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello; Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello; Filippo e Bartolomeo; Tommaso e Matteo, il pubblicano; Giacomo, figlio di Alfeo, e Taddeo; Simone il cananeo; e Giuda l'Iscariota, colui che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù inviò, ordinando loro: non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei samaritani. Rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Il Vangelo dice che Gesù ne costituì 12, che chiamò apostoli, perché stessero con lui e per mandarli a predicare. Due cose: perché stessero con lui e mandarli a predicare. C'è un aspetto che sembra contraddittorio: li chiama perché stiano con lui e perché vadano a predicare. Verrebbe da dire o l'una o l'altra cosa, o stare o andare. Invece no, per Gesù non c'è andare senza stare e non c'è stare senza andare. Non è facile capirlo questo, ma è così. Cerchiamo di capire un po' qual è il senso nel quale Gesù dice queste cose. Anzitutto, non c'è andare senza stare. Prima di inviare i discepoli in missione, Cristo, dice il Vangelo, li chiama a sé. L'annuncio nasce dall'incontro con il Signore. Ogni attività cristiana, soprattutto la missione, comincia da lì. Non si impara in un'accademia, no, comincia dall'incontro col Signore. Testimoniare il Signore, infatti, significa irradiarlo, ma se non riceviamo la sua luce, saremo spenti. Se non lo frequentiamo, porteremo noi stessi, anziché lui, mi porto io, non lui, e sarà tutto vano.